Buongiorno ragazzi, giovedì mattina, accendiamo tutto e siamo pronti per ripartire. Come ho detto ieri sera, ci siamo fermati in questo centro routier, ormai si è svuotato ma stanotte era colmo. Qua è lo scontrino della cena che va messo davanti al vetro per far vedere che comunque hai cenato e consumato qui e quindi il parcheggio è gratuito, altrimenti sarebbe a pagamento. Detto questo, possiamo partire, siamo a 10 km dalla destinazione. 13 per l'esattezza, e andiamo a vedere se oggi ci caricano. Aprono alle 8, provo ad andare un po' prima perché se arriva qualche altro camion davanti a noi dobbiamo aspettare. Arrivati, meno 4 gradi, vado a vedere cosa mi dicono. Caricato, ora ci facciamo strada di nuovo sulla nazionale, ma al contrario, ripasserò davanti al centro routier dove ho pernottato e poi andremo verso Lione. Siamo sulla nazionale 7, la sto facendo fino a dove si incrocerà poi con la 89 per andare zona Lione. Allora, tra l'autostrada e la nazionale ho deciso di fare la nazionale, stesso discorso come per le altre settimane. È più corta la strada, anche se si va rientro intorno ai 70 km orari, perché comunque questa è la velocità prevista, soprattutto perché si attraversano paesini, quindi ci sono i dissuasori di velocità e ti fanno rallentare. Detto questo, c'è un risparmio di autostrada e quindi credo sia vantaggioso fare questa strada. Come tempistiche sono le stesse, ovviamente se sono stretto con i tempi e l'autostrada permette di arrivare prima, faccio l'autostrada, ma a parità di tempi e il vantaggio di risparmiare l'autostrada, scelgo la nazionale. Poi è anche bello dal punto di vista paesaggistico, perché ecco, l'autostrada è noiosa, l'autostrada in Francia, in Italia, sono sempre autostrade, tutte dritte, cammini e ok. Quindi quando ho la possibilità di scegliere, mi butto sulla nazionale, anche perché almeno vedo posti nuovi, che sull'autostrada, meno male, è sempre la stessa storia. Il carico sotto Lione fatto, adesso siamo arrivati qui a Grenoble per caricare l'ultimo ritiro in teoria. E poi vediamo quanto spazio ci rimane. Sto cercando di capire quale sia l'azienda. Dovrebbe essere questa qui. Quindi vado a vedere, spengo la telecamera quando sono dentro l'azienda e lo sapete. Allora, il carico è stato fatto, ho dovuto aprire la centina, due sponde, però è stata una cosa veramente veloce, è una pedana fuori misura. Ora mi fermo a fare la mezz'ora, vado anche al bagno, mangio qualcosa e si riparte. Stasera entriamo in Italia, non so fino a dove arriverò, comunque già il fatto di entrare in Italia e fare un po' di strada è molto vantaggioso. E invece no, mi sto a fare una mezz'ora, ho chiamato l'ufficio per vedere se avevo posto per fare un altro ritiro di una pedana, un cliente fisso, quindi già lo conosco e sto pure veloci, sta diciamo lungo strada, da allungare un pochino, però va bene. C'è un attimo il fiatone perché quella cassa che ho caricato, che è un fuori misura,
pesa 200 kg, quindi strusciandola riesce a spostare, è ben distribuita, quindi l'ho accostata tutta da una parte, l'ho legata, beh, aspettate, l'ho rilegata e ho lo spazio per mettere questa pedale adesso, quindi andiamo a fare anche il quarto ritiro di oggi. Molto produttivo. Arrivati anche all'ultimo, spero, ritiro. E adesso ci mettiamo sotto. Le ribalte non sono tanto scomode. Anzi, abbiamo avuto anche più spazio perché uno è andato via, ma di qua non abbiamo spazio, abbiamo un muretto, quindi sicuramente con una manovra non ce la faccio. Più che altro c'è l'albero con i rami, quindi non vorrei prenderlo con la cabina nuova. Allora ragazzi, mi sono fermato, che trovo la luce, qui a Susa a fare i 45, così mi sfrutto anche le 10 ore oggi, spero di arrivare zona Genova, cioè arrivo zona Genova, devo solo vedere se con 10 ore riesco a superare e a trovare un parcheggio, perché Genova è un macello, oppure mi fermo prima per arrivare a Genova, non lo so, adesso valuto un po' come si metteranno le cose. Ho fatto gasolio. E niente, facciamo strada verso Rosignano. Domani si scarica. Ho messo la replica dello Zodi 105 che hanno fatto oggi, visto che non l'ho sentita. Ho messo il podcast. E niente, ci facciamo queste ultime ore con sti dello Zodi 105. Ciao ragazzi. Ed eccomi qua. Sto finendo di editare il video. Alla fine mi sono fermato. Belli piedi. Alla fine mi sono fermato qui all'area di servizio dopo Serravalle, non ho rischiato di andare avanti, avevo ancora mezz'ora di guida, ma conoscendo la zona avrei avuto problemi poi a trovare posto nell'area di servizio, infatti già qui erano tutti occupati e l'ho trovato davanti alle pompe. C'è parecchio vento, spero di non trovarmi a mare stanotte, però detto questo finisco di editare il video, mi cucino un piatto di pasta e poi riposo, domani mattina alle 6 di nuovo al volante.